Ciao amici, chiederei di unirmi per andare a ritirare degli esami. Oggi ho da fare veramente un milione di cose. Non so se questo video si trasformerà in un daily vlog, onestamente non ho idea, però nel frattempo devo portarvi con me. Oggi ho veramente tante cose da fare. Devo andare a ritirare degli esami, prendere il Tiochino, portarlo da mia nonna, andare a una sfilata, poi andare a ritirare dei vestiti di Filippo Plini per un'altra sfilata e poi l'after party. Io purtroppo oggi non so quanto tempo farò tutte queste cose. Vorrei provare il concealer di NARS. Giustamente mi sembra un buon momento per provare qualcosa che se esce una cacata. Vabbè, non riesco ad aprirlo. Pazzesco il concealer di NARS. Sì, ok. In questa parte non l'ho ancora messo, però si vede molto la differenza. Devo darmi una mossa. Raga, ho coperto anche l'incopribile, veramente. Adesso con il mio stick di Make Up by Mario vado a fare un po' di contouring qui. Io ormai mi sono arresa al fatto che sono in ritardo, pazienza. Ok, adesso ho messo anche il contouring, andiamo con il blush di Rare Beauty. Veramente ne devo mettere un pezzettino microscopico, sennò divento Heidi. Quindi togliamo tutto l'eccesso qua e andiamo a mettere due cosini così. Fatto, adesso setto tutto un pochino con la cipria mia di Huda e non ne metto troppo perché in realtà non ne sento tanto il bisogno, quindi un po' così basta. Di solito ne metto molto di più. Adesso andiamo con un po' di contouring in polvere di Charlotte Tilbury. Questo è super bello e in realtà ne serve anche poco. E basta, metto un pochino così. Giuro, raga, che in un video dovremmo riorganizzare insieme la mia trousse e i trucchi che mi porto in giro perché è un casino tremendo. Ogni volta che compro trucchi nuovi li butto là dentro e non li sistemo qua, quindi dovremmo farlo insieme. Dato che l'ultima volta abbiamo sistemato insieme le mie impostazioni di trucchi, adesso bisogna sistemare questa trousse che non voglio neanche guardarla. Comunque, raga, se volete delle sopracciglia settatissime, fidatevi del mio consiglio. Questa cosa di Shiglam veramente ne serve un pezzo microscopico e vi setterà tutto per una settimana. No, veramente è bellissimo. Va usato veramente poco perché sennò vi rimangono così. È stupendo. Ok, dopo che aver settato le sopracciglia, vado un po' con il piegaciglia. Così, lasciate perdere la mia unghia che si è rotta. Che era quella troppo sollevata, ma adesso non la farò più con l'unghia perché sennò va a finire che la perdo per sempre. E vado con il mio mascara, questo qui di Benefit, raga, che è il mio preferito non a caso perché fa delle ciglia veramente pazzesche. Adesso vi faccio vedere il risultato, sono ci metto 2 ore. Ok, ho finito. Dentro alla mia borsa ho questo che è un lip gloss di Shein che ha delle labbra bellissime e odore di cocco, quindi mi piace un sacco. Ok, finita tutto, sono non in ritardo di più, ma devo fare il cambio borsa. Metterò questo di Diesel prima, questo di Saint Laurent. Non ci starà tutto chiaramente perché in quella di Diesel non ci sta veramente niente, ma vedremo cosa riuscirò a farci stare. Se ci sono lasciate perdere il casino dietro, fit check, Air Force bianchi comprati ieri, pantaloni comprati ieri, maglioncino comprato ieri, borsa di Diesel. E ora volevo mettermi questa qua profumata. Ok, un pochino così. Mi devo fare la doccia nel profumo se non è sprecata. Poi il mio profumo 1 million da donna, che l'ho comprato una settimana fa ed è finito. Vabbè, raga, io proverò a portarvi con me nella giornata di oggi. Non so quanto effettivamente ci riuscirò. Mi sono appena resa conto che entrando in macchina ho lasciato il finestrino aperto tutta la notte. Fortunatamente non ho niente in macchina, quindi meglio così, o almeno credo. Ma ditemi voi se devo fare il video così dall'alto perché solo dall'alto c'è la luce, se no è orribile la luce. Ritirato gli esami, adesso devo andare a prendere Tiaghino. Allora, raga, perdonatemi se io mi dimentico perennemente di registrare i pezzi di vlog, ma sono in macchina da stamattina e ora sono è 1:15 adesso. Comunque, sono andata a prendere Tiaghino, l'ho portato da mia nonna sono andata da mio papà.
ho preso mio fratello, l'ho portato a Busto Arsizio e da Busto sono ancora in macchina che sto andando a casa di Gaia e ho fatto tutti questi giri praticamente senza scendere mai dalla macchina e mi sono dimenticata di registrare. C'è un traffico e sta piovendo, quasi diluviando, e io non ho ancora pranzato, non so se pranzerò e nulla. Ora devo andare a casa di Gaia per svegliarla perché sta dormendo e così andiamo a una presentazione a Milano e subito dopo la presentazione dobbiamo andare a comprare un vestito per una sfilata di stasera, poi comunque più avanti nel video vi spiegherò bene tutto e niente. Sono arrivata a casa di Bianca, stiamo andando in Duomo perché tra poco abbiamo una presentazione, ma prima vorrei mangiare qualcosa perché sto morendo di fame. E lei non si è voluta fermare al Mac. Raga, io sto congelando, veramente. Come se non bastasse, abbiamo parcheggiato la macchina in un parcheggio che costa 12 euro l'ora. Noi probabilmente staremo qua per 10 ore. 10 ore. Sta scherzando, cioè. Ma vecchia, che niente, mi sono bucata, ma l'ho comprato ieri. Dobbiamo andare da Bershka e devo ricomprarlo perché amo, non è possibile. Vabbè, comunque sto morendo di freddo. Cazzo, c'è il salumiere qua. Salumaio. E niente, vabbè, diventeremo poveri anche noi. Venute qua a mangiare da Cracco perché stavo veramente morendo. Allora, abbiamo finito di mangiare da Cracco, porzioni piccoline, però devo dire che con un antipasto e un primo siamo sazie. Adesso stiamo andando alla presentazione. Speriamo che non ci piova in testa anche l'anima del Signore. Siamo arrivati da Philip Lane. Abbiamo provato un po' di vestiti, però abbiamo fatto la nostra scelta. Questo è il mio e queste non sono le scarpe perché non riesco a camminarci. Ora vi faccio vedere anche quello di Gaia e poi vi farò vedere alla fine del video, non so quando, magari sulle storie, gli altri outfit che abbiamo provato perché ce li ho tutti sul telefono di Gaia, dato che il mio era spento. Questa è la mia amica, bella, poi un sorrisino, falsa. Oggi raga, noi siamo diventate ufficialmente bancarotta, cioè realmente abbiamo fatto una transazione talmente alta che la mia banca si è bloccata. Siamo da lì. Vorrei farvi unboxing. Però no, perché così stasera vedete i nostri outfit in anteprima. Ma in realtà ve l'ho fatto vedere prima, vabbè. Sono un po' fusa, sinceramente. Poi vi faccio vedere anche altre due cose che abbiamo preso. Allora, questo è il bagagliaio di Gaia e io voglio vedere come ci entreranno tutti questi sacchetti. Perché secondo me non ci entra proprio niente. Vediamo. Raga, folle ma vero, ce l'abbiamo fatta. Top. Ho cantato Vittoria troppo in fretta, non si chiude più la macchina. Non si chiude più, perfetto. Siamo qua. Si è chiusa? No. Rimane aperto. Ah, no, vabbè, amo. Ah, giusto. Grande, Gaia, grande. Grande. Tu sei un genio, grande. Allora, il nostro programma adesso dovrebbe essere che dovremmo farci i capelli, mangiare qualcosa e poi alle 9 andare alla sfilata. Sono le 6:30. Mangeremo qualcosa sicuramente. I capelli non so come ce li faremo. Cioè, o io rimango con questi. Ma poi io mi devo truccare. Voglio morire. Comunque, ci hanno fatto un gift. Adesso voglio sapere che cosa contiene. Ne abbiamo due profumini. Uno per me e uno per Gaia. Adesso sentiamo. Bello, raga. Sembra uno champagne. Vediamo. Ma perché no? Perché amo il tuo. No. Buono. Buono, buonissimo. Approvato. Comunque, sta finendo il tempo, quindi niente, ci sentiamo poi stasera quando saremo alla sfilata, perché sennò non faccio più tempo a dire niente, né fare niente. Siamo pronte, raga. Questo è il mio make-up. Devo farmi toccare da Iole, ma non ce l'abbiamo fatta con i tempi. Vestito e borsa, raga, c'è. Bellissimo. Sì.
finito il vlog, un bacio, ci vediamo al prossimo vlog.